carissimi fratelli e sorelle, notavo che c'è, non so che mi passerò, che vola, quando mai gradita questa presenza, lo stesso che facciamo, ricordiamo Greccio, quando mai gradita questa presenza molto francescana, molto francescana. La domenica caudente. Se noi dovessimo riflettere sui motivi che ci fanno gioire, ricavandoli dalla vita, dalla nostra vita, quella di tutti i giorni, ma anche quella di tutti i giorni del mondo intero, avremmo proprio pochi motivi di rallegrarci. Che le cose mica vanno bene, capite? Certe volte ti viene voglia proprio di non sentire manco più le notizie, di chiudere e vi capita, no? Sì. Basta. Notizie, immagini, di tutto, di più. Quindi, per quanto ci riguarda, noi non abbiamo nessun motivo o non produciamo motivi di gioia noi uomini, e sappiamo che l'ambiente, ecco, parlando di uccelli, di Greccio, di Francesco, abbiamo combinato guai che stando ad alcuni sono irreparabili e ci spaventano quando dice fa caldo, la temperatura si è alzata, 1 grado, 2 gradi, 3 gradi, e noi dentro queste situazioni tutte drammatiche, tutte, che parlano di morte, di fine. Noi dentro questa situazione ci viviamo, e intanto non ci fanno. Quando le sentiamo ci preoccupano, cioè, poi chiudiamo e continuiamo a fare quello che abbiamo fatto normalmente tutti i giorni, continuiamo a farlo. La pace, pace e bene, pace e bene. E dov'è la pace? Dici no, in Medio Oriente non c'è. Vabbè, in Medio Oriente non c'è. In Ucraina non c'è, e va bene, in Ucraina non c'è. Ma perché nella nostra vita c'è pace? Noi siamo in pace con tutti. Noi non nutriamo sentimenti di avversione, diciamo una parola buona, nei confronti degli altri, li vogliamo tutti bene agli altri, non è vero. È falso, ci hanno bugiato. Noi non giudichiamo mai nessuno. Non lo sappiamo perché non riusciamo a fare mai i conti durante una giornata. Se uno si chiede quante volte hai giudicato, tra quelle che diciamo e quelle che non diciamo, ci abbiamo però qui dentro. Allora, quindi voglio dire, ci sono motivi internazionali che, dice, caudente, di cosa? Ma ci sono motivi pure personali, i nostri gruppi, le nostre associazioni, le nostre famiglie, è un continuo. Sì, in questa situazione ci viene fatto questo annuncio, oggi. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Sono le parole di Maria, ma che Maria ha ripreso dall'Antico Testamento pure. La madre sterile che ha avuto un bambino, Anna e Samuele, no? Che dice queste parole. E Maria
le riprende alla grande, ma in chi dobbiamo rallegrarci? Gabriele, rallegrati Maria, il Signore è con te. Questo è il motivo della nostra gioia. Il Signore è con me, è con tutti, e continua a stare con questa umanità, con il suo creato, con la sua umanità, sempre, comunque. E ha giurato definitivamente di stare con noi quando è diventato proprio come noi. Certo, ha giurato, per dire, la parola è, ha promesso, ma realmente è con noi, sempre, sempre pronto ad accoglierci, a farci ripartire. Ma Gesù, Signore, noi non abbiamo i motivi per ripartire. Lui è il motivo per ripartire, sempre. Gesù, il Signore. Lui è l'unico motivo. Voi sapete, nella vita, e molti di noi siamo ben avanti nell'età, nella vita, le cose poi passano e molte crollano, molti dei nostri convincimenti e anche i sentimenti barcollano, ma lui rimane, il Signore Gesù, con la sua parola. Come fa oggi? Come fa oggi? Ci invita a non vivere questo periodo in preparazione della memoria del Natale del Signore come un fatto di preoccupazione, no? Ma un fatto di gioia. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Se Lui si è fatto uomo e ha vinto la morte, la nostra nemica più grande, noi, fidandoci di Lui, siamo anche noi vincitori della morte qui su questa terra, eh? Accogliendolo con la sua parola nella nostra vita e mangiando di quel cibo, evocando lo Spirito Santo, noi siamo dei risorti, possiamo vincere la morte, ogni specie di morte qui su questa terra, eh? E poi la morte, la grande nemica, la negazione della vita e della morte, eh? E questa è la buona notizia che noi portiamo come cristiani, ma la portiamo prima di tutto sulla bocca, nel cuore, e ci crediamo. Facciamo l'anniversario, 800 anni che Francesco si inventò a Greccio una rappresentazione sacra, diciamo, eh? Oh, ma non era un momento bello nella vita di Francesco? Lo sapete, lo sappiamo, no? Ancora vivente, lui stava assistendo a qualche cambio delle cose rispetto alle sue intenzioni, eh? Ed era il fondatore. E allora lui a Greccio, io penso questo, ha voluto come segno anche tangibile da vedere riproporre due condizioni che sono fondamentali per la vita del cristiano, dei discepoli di Gesù Cristo. L'umiltà. Ha guardato l'umiltà della sua serva e dovremmo riflettere su questo, tanto sull'umiltà e la povertà. Umile e povero.
per accogliere il Signore che si è fatto umile fino alla morte, alla morte. Ha svuotato se stesso. È povero. Non sono dimensioni opzionali, come quando si va a comprare una macchina, no? Ci sono gli optional, dici vuoi questo, vuoi quest'altro, vuoi quest'altro. E vabbè, prenditi le ruote e la cosa te ne vai. No, non è così. Per noi non sono cose che scegli. Io sono cristiano, tra le cose dei cristiani scelgo questo, questo e questo. Anche se poi di fatto nella nostra vita così ci comportiamo. No. Sono pilastri fondamentali della vita del cristiano, della sua vita nello spirito. L'umiltà. Svuotare se stessi per riempirsi di Dio e del prossimo. Dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. Ed essere poveri, ma ricchi di Dio, ricchi della sua parola, ricchi di quello che Lui ci dona. Allora io, in questo anniversario, oggi vi dico, sì, c'è da rallegrarsi. Prima di tutto ringraziamo Dio che ci ha dato San Francesco, Prima di tutto, il dono che ha fatto all'umanità e a tutto il creato. Ringraziamolo prima di tutto. E poi chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti, seguendo l'esempio di Francesco, di Chiara, a proposito della povertà. Ancora più forte e decisa di Francesco, Non permetterò nemmeno a messerlo Papa. Ah, vi dico questo per insegnarmi a fare la disobbedienza, no? E era obbedientissima, però ha difeso la povertà per la sua famiglia. La difesa, secondo me pure consapevole di quello che era successo a frate Francesco, è stata come una roccia, umiltà e povertà. E quando, io lo so che quando si parla di queste cose, povertà in questo mondo pieno di cose, viviamo con tante cose, veramente, la povertà, dice, ma di che parliamo? Di che parliamo? E io vedo, pure io faccio così, controllo che cosa. Voi fate così, quando uscite, quando... Ci sembra di stare senza fare qualcosa. Qua c'è una ricchezza enorme, non perché costa assai, ma perché per quello che ci permette di fare, pieni di cose, pieni, zeppi, le nostre case, la nostra vita. A quale posto possiamo dare al Signore? Come opzione, i momenti, quando capita, ma per il resto. Quindi, fratelli e sorelle, esultiamo il Signore, rallegriamoci, perché Lui dice, verrà, ma adesso c'è, è venuto. Ma adesso c'è, ci parla.
continua a dare se stesso per noi, per il mondo, per l'umanità, per il creato, per tutti. Continua a offrirsi. Continua a gridare pace, pace. Ma a cominciare dalla nostra vita, eh? A cominciare dalla nostra vita. Ieri sera c'erano i bambini, vennero a casa mia, i bambini degli scout che la luce fanno una, cioè, la luce di Betlemme, no? Portano la luce in giro. Io facevo la prego tutti in quello lì. E quando io ho detto loro, ma la pace, e ho chiesto, ragazzi, bambini, ma adesso mi dovete rispondere, ma voi siete in pace con tutti? Naturalmente qual è stata la reazione immediata? Silenzio. Ho detto no, dovete dire o sì o no. Uno, due, tre. Silenzio. No, bambini. Dite se no è no e dite no. Se sì, dite sì. Secondo voi qual è stata la risposta dopo che li ho convinti? No. Ci dà conferma, no, non era in pace. E allora è stato facile dire loro, allora è la luce che portate, chi è Gesù, è la nostra pace. Avete ancora qualche giorno prima di Natale, quando andate a scuola, fate pace. Con chi le cose non vanno tanto bene. E allora noi siamo adulti. Ma vale lo stesso, eh? Nell'umiltà e nella povertà del Natale di Gesù Cristo. Facendo nostro. O cercando di fare nostre queste condizioni indispensabili per essere veri discepoli di Gesù Cristo. Concretamente, se abbiamo da fare pace con qualcuno, cerchiamo di farlo, eh? Chiediamo perdono a Dio e cerchiamo di farlo. E sarà un bel